Ciao a tutti, ben ritrovati sul mio canale di cucina. Oggi facciamo una ricetta che fa parte della playlist Tecniche di cucina. Andremo a vedere come pulire le vongole. Successivamente, per chi mi segue e vorrà vederlo, troverà sul canale anche magari la ricetta degli spaghetti alle vongole o di altre gustosissime pietanze sempre a base di vongole. Eccole qua. Il nostro protagonista della ricetta, la vongola verace. Di vongole ne esistono diversi tipi. Io ho preso quella verace perché in questo periodo si trova questo tipo. In inverno, solitamente in autunno, si trova la vongola più piccola, che ha un'altra forma, comunque la dimensione è come questa e si chiama vongola lupino. Le verace sono le più pregiate. Allora, come vedete, dopo l'acquisto le ho messe in acqua e un pochino di sale grosso per mantenerle ancora vive. Adesso andiamo a vedere il procedimento della loro pulizia. Procuriamoci un bel colino capiente. L'acqua che hanno buttato fuori mentre erano in frigo, come vedete, è bella sabbiosa, vedete, piena di impurità. Quindi qual è il segreto per pulire bene le vongole? Innanzitutto vanno sciacquate diverse volte con acqua fredda, ora procederemo, e vanno tastate e addirittura lanciate in modo da trovare la vongola che solitamente, speriamo di no, che non ci sia in questo gruppo di vongole, piena di sabbia, che andrà eliminata perché altrimenti nelle nostre preparazioni rovinerà tutto, perché è ricca di sabbia. Procediamo con il lavaggio. Allora, guardate qua quanta acqua piena di bruscolini. Vi consiglio nella selezione delle vongole, quelle rotte, di eliminarle, soprattutto quelle che sono aperte come questa, perché il mollusco andrebbe degustato. Continuiamo il lavaggio con acqua fredda sotto al colino, di modo che buttano fuori tutte le impurità. Quindi è un'operazione che richiederà almeno dai 10 ai 15 minuti e, come vi ripeto, tastandole. Se ne trovate una che si apre con la sabbia, via subito. Guardate qua, nonostante il sesto o settimo lavaggio, quanta ancora impurità sta uscendo, proprio perché la vongola filtra la sabbia sul fondo del mare. Quindi non vi basate sulle apparenze delle prime acque, continuate fino a che l'acqua non arriverà limpida. Perché è brutto mangiare una vongola o uno spaghetto che stride sotto i denti con la sabbia. Guardate qua quante impurità stanno buttando fuori. Ecco qua, questo è il nostro risultato: vongole perfettamente pulite. Abbiamo fatto circa 15 o 16 lavaggi, sotto l'acqua fredda. Vi do alcuni consigli per pulire al meglio tutti i tipi di pesce. Mi raccomando, allora, innanzitutto per realizzare le ricette che avete in mente, acquistate pesce di qualità, meglio mangiarne meno ma di alta qualità. E come avete visto nel video, la pulizia del pesce è tutto, è fondamentale. Qualità e pulizia. Poi per la cottura, quando il pesce è buono e pulito bene, basta un attimo. Ma questo lo vedremo nella prossima ricetta per chi mi seguirà sul canale.